Lunga scia di sangue, 148 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno, l'ultimo nello stabilimento Stellantis in provincia di Avellino, lunedì l'incontro tra governo, imprenditori e sindacati. Maggioranza spaccata sul terzo mandato per i governatori, l'emendamento della Lega bocciato da Fratelli d'Italia e Forza Italia, cui si aggiungono i voti della sinistra, domenica le elezioni regionali in Sardegna. La Corte Suprema dell'Alabama ha stabilito che gli embrioni congelati hanno gli stessi diritti legali dei bambini che stanno per nascere e le cliniche dello Stato sospendono le fecondazioni artificiali. Stretta sui cellulari in classe, il Ministero sconsiglia l'utilizzo degli smartphone anche a fini didattici, dalla scuola dell'infanzia alle medie, nelle primarie via libera e tablet solo per finalità inclusive. Ho giocato molte partite importanti, ma questa è la più difficile. E così il fuori classe Andrei Shevchenko, oggi presidente della Federcalcio Ucraina, alla presentazione della medaglia della zecca dello Stato, che celebra i due anni della resistenza contro l'invasione russa. 18-26 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000. Buonasera. Ancora morti sul lavoro, l'ultimo caso oggi, un operaio di 52 anni che ha perso la vita nell'area dello stabilimento Stellantis di Prato la Serra in provincia di Avellino. Sono 148 le vittime dall'inizio dell'anno. Beatrice Bossi Avevano da poco timbrato il cartellino quando in massa gli operai escono di nuovo per fare spazio in fabbrica ai carabinieri, dichiarare sciopero e piangere la morte di un loro collega. È lo stabilimento Stellantis di Prato la Serra nella provincia di Avellino, l'ultimo luogo di lavoro in cui avviene l'ennesima tragedia. Aveva 52 anni Domenico, era un operaio addetto alla manutenzione dipendente di una ditta esterna. Intorno alle 8 rimane intrappolato in uno dei macchinari su cui stava lavorando. I colleghi cercano subito di strapparlo via, ma non basta. Quando l'ambulanza arriva non c'è più nulla da fare. Intanto va la mia vicinanza alla famiglia del lavoratore che stamattina si era recato al lavoro. E non torna più a casa. Questo è il messaggio che deve venire fuori. Non si può più scherzare con la sicurezza. I lavoratori vengono qui per lavorare e devono tornare a casa sani e salvi. Lascia una moglie e tre figli, Domenico. Il settimo lavoratore morto nell'ultima settimana, il secondo solo nella provincia di Avellino, il 148 dall'inizio dell'anno. I sindacati campani parlano di strage e allargano l'attenzione a tutto il sistema nazionale, chiedendo regole più severe sugli appalti per evitare la scia di morte registrata lo scorso anno, quando... Oltre mille lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni. Sul tema della sicurezza sul lavoro il governo ha convocato lunedì mattina sindacati e imprese a Palazzo Chigi. Nel Consiglio dei Ministri di ieri il no del Ministro Nordio all'introduzione di un nuovo reato. Sentiamo Luigi Ferraiolo. No al reato di omicidio sul lavoro. È la presa di posizione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che è entrato a gamba tesa nel dibattito sviluppatosi dopo l'incidente sul cantiere del supermercato S. Lunga di Firenze, che è costato la vita a cinque persone. Con l'esperienza dell'omicidio stradale, ha spiegato il guardasigilli, che ha aumentato a dismisura la pena, gli incidenti non sono diminuiti ma aumentati. Sono allo studio altre misure per contrastare il lavoro sommerso, ha aggiunto. Nordio si è detto anche contrario all'istituzione della Procura Nazionale per la sicurezza del lavoro. Riteniamo che sia assolutamente ingiusto che datori di lavoro totalmente consapevoli del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e dell'assenza di misure di protezione a tutela della salute e della vita dei lavoratori non facciano neppure un giorno di prigione. E tutte le cause finiscono con patteggiamenti di pena dopo anni di udienze dolorose. Del tema si parlerà sicuramente lunedì prossimo a Palazzo Chigi, durante l'incontro per fare il punto dopo la strage di Firenze, tra le proposte avanzate anche una patente a punti per le imprese e una stretta sul lavoro nero attraverso multe più dure. Bocciata la proposta del terzo mandato per i presidenti di regione, la maggioranza si spacca, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro l'emendamento leghista insieme alla sinistra. Sentiamo Augusto Cantelmi. Dal tramonto all'alba la ritrovata amicizia ostentata ieri sul palco di Caia di Trameluni e Salvini oggi si è di nuovo inclinata nelle aule del Senato con la rottura nella maggioranza sul terzo mandato per i governatori, una spaccatura sancita con la bocciatura dell'emendamento presentato dalla Lega. Io non posso che ribadire che forse sarebbe stato meglio ritirarlo questo emendamento. La destra ieri Abbiamo visto Meloni, Tajani, Salvini affiancati sul palco, oggi si spaccano in aula. Nessuna conseguenza politica si affretta a sottolineare Salvini, ma la possibilità di un terzo mandato per i governatori, in riferimento soprattutto a Zaia in Veneto, sembra ora più lontano. Passi in avanti invece per quanto riguarda il PNRR. Ad oggi sarebbero stati spesi oltre 45 miliardi, ma i comuni insistono per avere a disposizione 10 miliardi promessi dal governo. Grazie soprattutto ai comuni che come avevamo detto dall'inizio hanno fatto la loro parte anche più di quello che ci si aspettava. E a due anni dall'inizio della guerra in Ucraina per il ministro degli esteri italiani non si deve interrompere il sostegno a Kiev. Ma è come in questo momento è importante sottolineare la volontà di assicurare al Davide aggredito i mezzi per difendersi contro il Golia russo. In Medio Oriente adesso Netanyahu chiude ogni spiraglio di trattativa mentre a Gaza e in Cisgiordania la violenza non si arresta. Il servizio di Antonio Soviero. Gaza è una città cimitero, gli ospedali di solito salvano le persone, tranne che a Gaza dove vengono utilizzati per seppellire. È il video denuncia di, di uno studente di medicina che dice di chiamarsi Ez, nel filmato mostra l'area attorno all'ospedale Al-Shifa, diventata ormai un cimitero. Nella notte gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 48 persone nel sud e nel centro di Gaza, metà delle quali donne e bambini, lo dicono funzionari sanitari della striscia. Quasi 30.000 le vittime in 139 giorni di guerra. L'esercito di Tel Aviv prosegue le operazioni di terra a Khan Yunis e a Gaza City, dove è stata bombardata anche la casa museo di Yasser Arafat. A Rafah invece, dove sono accampati centinaia di migliaia di sfollati, rasa al suolo una moschea. In molte case, sostiene il ministro degli esteri Katz, trovate copie del Mein Kampf, il libro di Adolf Hitler. E sale a tre morti, compresi due assalitori e undici feriti, il bilancio dell'attacco compiuto da tre palestinesi a un checkpoint tra Gerusalemme e Malea Dumim. L'altra vittima è un ventenne israeliano. Approfittando dell'attentato, i ministri dell'estrema destra del governo di Tel Aviv chiedono di ampliare gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Dopo il ministro Gantz, ieri, oggi, anche Stati Uniti ed Egitto alimentano le speranze di un accordo, ma nel pomeriggio il solito Netanyahu spegne ogni entusiasmo. Non ci fermeremo fino alla vittoria finale, dichiara il premier israeliano. Nel Mar Rosso gli Uti alzano il tiro e annunciano di voler vietare la navigazione a tutte le navi israeliane, statunitensi e britanniche. Massimiliano Cocchi Dopo che questa mattina il sistema di difesa israeliano ha intercettato e distrutto un missile diretto probabilmente contro la città di Eilat, altri due missili sparati dai ribelli yemeniti Uti hanno colpito un cargo in navigazione nel Mar Rosso. A bordo è scoppiato un incendio, ma non ci sono feriti tra i membri dell'equipaggio, ha scritto sul Social X l'Agenzia del Regno Unito per le operazioni commerciali e marittime, che poco prima aveva parlato di un incidente, 70 miglia nautiche a sud-est di Aden. Immediata la reazione delle forze di Americane schierate nel Mar Rosso per proteggere una delle rotte commerciali più importanti del pianeta. Quattro raid hanno distrutto missili antinave e altro materiale militare nei depositi controllati dai ribelli uti nello Yemen, che però nel frattempo hanno alzato il tiro. Dopo aver dichiarato guerra a tutte le navi battenti bandiera israeliana e a quelle legate ad interessi dello Stato ebraico, infatti, hanno vietato il transito lungo la rotta del Mar Rosso alle navi direttamente o indirettamente legate a Stati Uniti e Gran Bretagna. La situazione, già molto tesa, sembra dunque destinata a peggiorare. Il Mar Rosso è una zona strategica e attaccare le navi commerciali significa danneggiare l'economia dell'Occidente. Per questo anche l'Europa ha deciso di schierare una propria forza navale con la missione Aspides che tre giorni fa ha ottenuto il via libera dal Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione e che sarà guidata dall'Italia. Sabato saranno due anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, oggi invece è il decennale dell'inizio della protesta di piazza Maidan Fabio Bolsetta. L'Ucraina fa memoria dei primi dieci anni dalla rivoluzione della dignità. La rivolta di Maidan, la protesta crescente da parte della popolazione contro la sospensione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea deciso dal governo per favorire il legame con Mosca e che portò a manifestazioni soffocate nella violenza con quasi 100 vittime e che culminarono con la fuga in Russia del presidente ucraino Viktor Yanukovych. Ma un'altra ricorrenza è alle porte: tra un paio di giorni l'invasione russa in Ucraina arriverà infatti a scolpire i primi due anni di guerra. Oltre 10.000 civili uccisi e circa 200.000 soldati caduti tra russi e ucraini nel mezzo la popolazione secondo l'UNHCR circa il 40% dei civili ucraini ha bisogno di supporto umanitario e di protezione l'esercito russo ha oggi rivendicato la conquista del villaggio di Pobeda nel Donetsk dove si trova anche la città di Evdivka caduta settimana scorsa e divenuta una nuova linea difensiva secondo quanto ha affermato il presidente ucraino Zelensky che oggi ha analizzato la situazione sul fronte con il nuovo comandante in capo delle forze armate Oleksandr Sirsky. e mentre la Danimarca ha annunciato 247 milioni di euro in aiuti militari a Kiev, Vladimir Putin si è fatto riprendere in volo a bordo di un nuovo bombardiere nucleare dell'aviazione russa nelle immagini della televisione di Stato che ha trasmesso il decollo dalla pista dello stabilimento aeronautico di Kazan a oltre 800 chilometri a est di Mosca. Hanno fatto il giro del mondo gli insulti rivolti da Biden a Putin. Intanto la madre di Alexei Navalny, Lyudmila, ha fatto sapere che le autorità le hanno finalmente mostrato il corpo del figlio morto la settimana scorsa in una colonia penale nell'Artico. Sentiamo Giorgia Bresciani. Alla madre di Alexei Navalny è stato mostrato oggi il corpo dell'oppositore, ma le autorità rifiutano ancora di consegnarlo alla famiglia. Lo scrive su X la portavoce del team Navalny, Kira Yarmish, precisando che il referto mostrato alla donna parla di morte per cause naturali. Il ministro degli Esseri Lavrov intanto ribadisce il no a un'indagine internazionale sulla sua morte e aumentano le tensioni tra Stati Uniti e Russia durante una raccolta fondi a San Francisco per la sua campagna elettorale. Joe Biden ha insultato il suo omologo russo, dobbiamo occuparci di un pazzo figlio come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico, ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. Frasi che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito vergognose e imbarazzanti per gli Stati Uniti. Affermazioni con Stati cui ha detto il presidente Stati, americano vuole sembrare un cowboy di Hollywood senza riuscirci e che difficilmente possono essere nocive per Putin, il quale oggi ha annunciato che presto entrerà in servizio un nuovo bombardiere in grado di trasportare testate nucleari. Anche la portavoce Voce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha rilanciato l'insulto su Telegram, scrivendo che la prossima volta che Biden userà la definizione pazzo figlio di dovrebbe ricordare che gli americani lo associano meglio al suo stesso figlio Hunter Biden. Il Parlamento albanese ha ratificato l'accordo con l'Italia sui migranti, l'intesa prevede la costruzione di due centri gestiti dal nostro paese, Ce ne parla Nicola Ferrante. Fischi e applausi. Il Parlamento albanese approva così l'accordo con l'Italia sul trasferimento di migranti. Era richiesta un'approvazione a maggioranza semplice. L'accordo è passato con il sostegno di 77 deputati del Parlamento, composto da 140 seggi. L'opposizione ha boicottato il voto. Già ieri sera davanti al Parlamento a Tirana si sono registrate manifestazioni di protesta. Così l'accordo Italia-Albania adesso entra nella sua fase attuativa. In Italia, una settimana fa, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, dopo il voto della Camera di fine gennaio, la ratifica dell'intesa che prevede l'apertura di due centri per i migranti in Albania: uno nell'entroterra, che potrà accogliere fino a 3.000 persone, un altro più piccolo nel porto di Shenzhen. Saranno trasferiti migranti salvati da navi italiane. L'Italia si impegna a pagare all'Albania tutte le spese, dirette o indirette, per dieci anni per un totale di quasi 700 milioni di euro. Quest'anno è previsto lo stanziamento di 140 milioni di euro. L'avvio in primavera. Dio cammina con il suo popolo è il tema della giornata mondiale del rifugiato 2024. Del Dicastero per lo sviluppo umano integrale per la centodecima edizione della ricorrenza del prossimo 29 settembre, il messaggio si concentrerà sulla dimensione itinerante della Chiesa con uno sguardo particolare ai migranti, icona contemporanea della Chiesa in cammino. Negli Stati Uniti, una sentenza che fa discutere, la Corte Suprema dell'Alabama ha sancito che gli embrioni congelati devono essere considerati bambini. Per Luigi Vito. La notizia di qualche giorno fa, ma oltre Atlantico, sta facendo parecchio rumore. La Corte Suprema dell'Alabama ha stabilito venerdì scorso che gli embrioni congelati devono essere considerati portatori degli stessi diritti legali degli altri bambini non nati. La sentenza, passata a maggioranza 7 contro 2, è legata a una causa per la distruzione accidentale di alcuni embrioni conservati in una clinica per la fertilità. Come prima reazione, due cliniche di Birmingham, sempre in Alabama, hanno sospeso le attività di fecondazione in vitro per timore di cause penali e civili a cui potrebbero andare incontro i medici impegnati. Una procedura, quella della fecondazione in vitro, considerata moralmente illecita dalla Chiesa cattolica, sia per il sottofondo eugenetico della pratica, sia per la ricorrente distruzione di embrioni fecondati in soprannumero. Il tema è di sicuro interesse perché si afferma l'umanità è la soggettività di un essere umano che effettivamente nella sua continuità biologica nasce sin dal momento della sua fecondazione. E questo è un tema che non sempre è stato chiarito dalle legislazioni, ma che in realtà e consente culturalmente di ristabilire un elemento di verità. Intanto nel mondo politico statunitense si cerca di capire l'impatto che questa decisione avrà nella campagna elettorale per le presidenziali di novembre. Se la Casa Bianca ha espresso parole molto critiche contro la sentenza, la repubblicana Nikki Alley l'ha subito sostenuta, ma nel suo stesso partito c'è chi si preoccupa che cavalcare una tale pronuncia possa alienare le simpatie di chi è contrario all'aborto, ma non alla fecondazione in vitro. Esattamente tre anni fa venivano uccisi l'ambasciatore italiano della Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, il carabiniere che gli faceva da scorta Vittorio Iacovacci e l'autista del programma alimentare mondiale, Mustafa Milambo. Paolo Fucili. La catastrofe umanitaria è alle porte, goma e allo stremo, sommersa dalla marea dei profughi. Ai mercati già scarseggia il cibo. La guerra è la stessa che, qui il 22 febbraio 2021, uccise Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci freddati dal comando che tese loro un'imboscata sulla strada verso un villaggio vicino l'Italia perse così un uomo che gli ha dato lustro nel mondo mentre il Congo orientale aspetta ancora la pace una guerra anomala ma tanto feroce quanto ricca è questa terra di preziosi metalli coi belligeranti che uccidono violentano cacciano di casa la gente di interi villaggi e sono settimane ormai che i miliziani del movimento 23 marzo spalleggiato dal Ruanda assediano Goma, capoluogo del nord Kivu. Abbiamo più di 850.000 profughi, la città di Goma ha 2 milioni di abitanti, la gente sta morendo ogni giorno, la violenza contro le donne. E gli osservatori internazionali avvertono da qui la guerra rischia di divampare tutto attorno di nuovo, anche oltre le frontiere del Congo un assoluto controllo del territorio al punto che anche chi andava a caccia di cinghiali dalle loro parti veniva intimidito e minacciato l'operazione scolacium è portata a termine dai carabinieri con il supporto dei militari della legione calabria appartenenti ai comandi territorialmente competenti dei Carabinieri Cacciatori di Calabria, del Nucleo Cinofili e dell'ottavo Nucleo Elicotteri di Vibo Valencia e il coordinamento della DDA ha evidenziato la pervasività di due organizzazioni di Andrangheta che si contendevano il predominio in una vasta area a pochi chilometri da Catanzaro. L'inchiesta ha coinvolto 22 indagati, di cui 19 in carcere e 3 ai domiciliari. A gennaio l'inflazione torna a crescere. Secondo i dati ISTAT, allarmante il balzo degli alimentari che rincarano in un solo mese dello 0,8%. Sentiamo Pier Achille Dolfini. Lieve rimbalzo dell'inflazione a gennaio che torna ad aumentare dopo le frenate dei mesi scorsi. L'indice nazionale dei prezzi al consumo all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua rispetto al più 0,6% del mese precedente. Cifre diffuse dall'Istat che confermano le stime preliminari. L'accelerazione è dovuta principalmente alla dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti che registrano un incremento che passa dal 3,7% di dicembre al più 4,2% di gennaio, mentre c'è un altro incremento di mezzo punto percentuale per i beni alimentari non lavorati come frutta e verdura, a incidere anche la frenata della flessione dei prezzi dei beni energetici regolamentati che si attesta a un meno 26% rispetto al meno 41,6% dell'ultimo mese del 2023. Continua a rallentare invece il carrello della spesa. L'Istat fa sapere che in termini tendenziali i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona a gennaio registrano un rialzo del 5,1% in calo rispetto al più 5,3% di dicembre, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumentano del 3,5% dal 4,4% di fine 2023. Allargando lo sguardo all'area euro, Eurostat fa sapere che il tasso di inflazione si attesta al 2,8% a gennaio in calo rispetto al 2,9% di dicembre. Un anno prima il tasso era altissimo all'8,6%, come elevato era quello dell'Unione Europea al 10%, fermo invece a gennaio al 3,1% in calo rispetto al 3,4% di dicembre. L'88% degli studenti 14 anni italiani si sente parte dell'Unione Europea contro il dato medio europeo dell'81%, il 92% è orgoglioso che il proprio paese sia un membro dell'Unione e il 74% si vede prima come cittadino europeo e poi nel mondo. E' quanto emerge dal rapporto ICCSIE CCSIE presentato oggi alla Lums di Roma, ma è molto diminuita la percentuale degli studenti italiani che hanno completa fiducia nel Governo nazionale stretta su telefonini e tablet alle elementari e medie, a deciderlo il ministro dell'istruzione Giuseppe Balditara. Ce ne parla Alessandra Camarca. Telefonini in classe e troppe distrazioni per i giovani alunni. E così l'Italia corre ai ripari. E dopo la rivoluzione nelle scuole elementari e medie in Francia, dove la legge già vieta dal 2018 l'uso dei dispositivi elettronici, arriva la stretta anche da noi. La novità è stata annunciata dal ministro dell'istruzione italiano Giuseppe Valditare e prevede che il cellulare verrà di fatto vietato alle elementari e alle medie e anche in quelle dell'infanzia. La decisione, ragione il ministro, è stata presa sia per questione di didattica, sia perché spesso L'utilizzo improprio di smartphone e spesso anche dei tablet è diventato nel rapporto tra studenti e docenti un elemento di tensione che in alcuni casi ha portato anche all'aggressione del personale scolastico. È opportuno pertanto, continua Valditara, evitare l'utilizzo dello smartphone nelle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Dopo le anticipazioni di stampa è arrivata la nota del Ministero secondo la quale si consiglia invece un uso solo didattico del tablet per le scuole primarie. Da parte sua, Eugenia Roccella, ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità, ha dichiarato di non voler entrare nei progetti del Ministro Valditara, ma ha precisato che è stato istituito il parental control per un uso più sicuro dei dispositivi elettronici. Il calciatore brasiliano Dani Alves, ex Barcellona e Juventus, è stato condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del Tribunale di Barcellona, composta da tre magistrati. Il processo si è concluso il 7 febbraio dopo tre lunghe udienze e quindici giorni dopo è arrivata la decisione dei giudici. Andriy Sheshenko, da poco eletto presidente della Federcalcio Ucraina, partecipa in collegamento da Kiev alla conferenza stampa di presentazione della medaglia Due Anni di Resistenza Ucraina realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sentiamo Luciano Piscaglia. Ho giocato molti partiti importanti nella mia vita, ma questa è sicuramente la più difficile di tutte. In un video messaggio Andriy Sevchenko ha ringraziato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che nel secondo anniversario dell'aggressione russa ha deciso di celebrare con una medaglia la resistenza ucraina. È un modo per ricordare alle nostre coscienze che sono due anni che si convive con questa orribile guerra, ricordare la, la sofferenza del popolo ucraino che sta combattendo per difendere la propria libertà e il diritto di vivere in uno Stato democratico. Daremo anima e corpo per la nostra libertà, è la scritta posta su un lato della medaglia, mentre sull'altro lato è raffigurata la statua che si trova a Kiev in piazza dell'Indipendenza. Il costo di ogni pezzo è di 150 euro, 65 dei quali saranno devoluti al centro di riabilitazione dell'ospedale pediatrico di Leopoli. È bello pensare ai tanti bambini ucraini che saranno aiutati grazie alla vicinanza del popolo italiano. La medaglia è stata battuta in 7800 pezzi, sarà distribuita dalla rete di Poste Italiane e posta in vendita dal 24 febbraio, anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina. Il Napoli ferma il Barcellona negli ottavi di Champions League, dopo i successi di Lazio e Inter, l'Italia si conferma al primo posto della speciale classifica europea per squadre di club. Federico Plotti Bilancio più che positivo per le italiane al ritorno in campo nelle competizioni europee. Due vittorie e un pareggio in Champions rispettivamente per Lazio, Inter e Napoli. Dopo il successo per 1-0 all'Olimpico Bianco Celesti contro il fortissimo Bayer di Monaco la settimana scorsa, l'altra vittoria l'hanno strappata martedì nerazzurri a San Siro, sempre per 1-0 contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone. Non dimentichiamo che abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore fisica tecnica che chiaramente al ritorno farà di tutto come l'Inter per passare il turno e ci aspettano 90 minuti, abbiamo vinto il primo tempo e il secondo sarà giù a Madrid. Ieri invece il Napoli al Maradona con Francesco Calzona, nuovo allenatore dopo l'esonero di Mazzarri in panchina. Ha pareggiato 1-1 con un Barcellona non proprio irresistibile. Giocare a Barcellona è difficile per tutti. Eh, questo pareggio ci tiene in corsa, noi vogliamo passare il turno perché il Napoli deve aspirare a passare il turno. Questa sera spazio all'Europa League con il ritorno dei sedicesimi di finale. La Roma alle 21 all'Olimpico riparte dall'1-1 dell'andata ottenuta a Rotterdam. In campo in questo momento il Milan che in Francia contro il Rennes parte dal confortante 3-0 conquistato a San Siro una settimana fa. Tutti comunque alla ricerca di un passaggio del turno che garantirebbe all'Italia ben 5 posti nella Super Champions League che verrà. Ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci di nuovo insieme con una notizia, dall'inizio dell'anno si registrano in Italia 48 casi di dengue, tutti importati, la situazione non risulta allarmante, lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci rispondendo al Question Time, al Senato ed è tutto, anche questa edizione è possibile rivederla sulla nostra app Play 2000, ora il meteo e poi la messa, prossimo tg alle 20.30, più tardi.